con Giancalanda ci eravamo lasciati a Cusigliano nel fresco di luglio, alla fine del tuo camp, e ora si parte però con l'avventura della Tesi Group in A1. Oggi parte il raduno, anche se mancano ancora molti protagonisti. Jack, con quali motivazioni si riparte? Ma tutte le possibili immaginabili, come... perché comunque ci sono, ognuno ha la propria motivazione, poi dopo bisogna trovare una motivazione comune che cresce durante l'anno. Ci sono sicuramente mille riferimenti, mille volontà nuove, ci sono insomma delle situazioni che dobbiamo imparare a leggere, soprattutto velocemente in questa preparazione, che poi ci porteranno ad affrontare un'avventura nuova, perché comunque si tratta di un campionato in continua evoluzione, e si tratta di affrontare un bel salto di qualità, e si tratta di approdare, insomma, da outsider, da piccola realtà, in un mondo, insomma, importante. Quindi partiamo probabilmente in sordina, però abbiamo tantissimo lavoro davanti a noi, molto più degli anni scorsi, con la voglia di fare, con insomma, l'entusiasmo che ci ha contraddistinto in questi anni, e insomma sono contento, le motivazioni sono mille veramente, come dicevo. Dobbiamo crescere parecchio, per crescere come squadra, come società, come città, e siamo sulla buona strada, perché comunque abbiamo lavorato, abbiamo sempre, quindi sono fiducioso, però c'è moltissimo da lavorare. Ecco, chiaramente la Prodo in A1 cambia, gioco forza, la struttura della squadra, ci saranno 5 americani, uno ancora siamo in attesa di conoscerlo, però gli altri, Giacomo, anche tu ti sei divertito a guardare un po' il video di questi nuovi tuoi compagni di squadra, che cosa ne pensi? Io ho pensato più alle vacanze, a riposarmi in vista di un'annata impegnativa. No, in realtà, diciamo, più che guardare loro, ho guardato un po' all'assetto della squadra, al fatto che comunque saremo una squadra che punta molto sul giovane, sulle gambe fresche, gambe atletiche, perché comunque insomma ci sarà un cambio di rotta rispetto forse agli anni scorsi, dove magari c'era un gruppo più di veterani. Adesso l'atteggiamento un po' cambierà sicuramente, la nostra, mia, di Guido, comunque dei veterani, sarà anche un compito di guidare, di istruire, insomma, di insegnare un po' il campionato italiano ai nuovi arrivati, a questi ragazzi che comunque magari sanno sicuramente giocare a pallacanestro, ma non hanno ancora ben chiaro forse come si gioca a pallacanestro qua, perché le situazioni cambiano, perché insomma fondamentalmente dobbiamo mettere la nostra esperienza al servizio di questi ragazzi, per farli crescere, per amalgamarli bene, per far crescere il gruppo intero. Come ogni estate ci sono gli arrivi, ma ci sono anche le partenze. Abbiamo assistito quest'estate alla partenza di Fiorello Toppo verso Barcellona Pozzo di Gotto. Nella conferenza stampa di saluto, Giacomo, Fiorello ha espresso un desiderio che il nuovo capitano fossi tu. Sei pronto a questo ritorno in A1 da capitano? Ma guarda, mi viene la pelle d'oca sentire queste parole dette da Fiore, però insomma noi ci siamo sentiti parecchio, insomma siamo amici di Fiore, ci siamo conosciuti bene in questi 2 anni, e abbiamo un legame forte. A prescindere dall'essere capitano o meno, insomma, cioè, io spero di essere un punto di riferimento, insomma, per la squadra, per i ragazzi che arrivano, come lo è stato Fiore. Cioè, Fiore era lo spogliatoio, non gli è successo niente, anzi è fortunato, perché comunque ha fatto una scelta importante, ha potuto scegliere, e una scelta difficile, perché fino all'ultimo, insomma, era in dubbio sul da farsi, e ha avuto coraggio, ha fatto una scelta importante. Io l'unico consiglio che mi sono sentito di dargli nel momento in cui doveva prendere una scelta, gli ho detto: senti, cioè, la volta che fai la scelta credi in quello che hai fatto, cioè, nel senso, non guardare indietro e vai avanti, perché alla fine io ho giocato in tanti posti e dovunque ho lasciato un pezzo di cuore,
però devi guardare avanti, la tua carriera è avanti, non è indietro. Lo dico anche adesso, insomma, io non guardo ai 20 anni di pallacanestro che ho fatto, ma guardo al prossimo anno. Poi dopo, quando si appellano le scarpe al chiodo, dopo, effettivamente si può guardare indietro, però in questo momento bisogna considerare appunto il presente, perché ogni anno poi ci si azzera e si riparte. Fiore sicuramente è stato un punto di riferimento importantissimo per la squadra, soprattutto quando eravamo dentro lo spogliatoio, quando parlava lui, sicuramente era, non dico legge, ma era la parola saggia che veniva messa. E, insomma, è un ruolo che ho già ricoperto, che insomma non ho problemi a ricoprire, però sicuramente qua a Pistoia, insomma, fare il fiorello sarà impossibile, insomma, spero di fare bene il galante.